Ciao a tutti, bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Craft Hero, un gioco sviluppato da una software house cinese, se non sbaglio, ma abbiamo la fortuna di averlo in inglese. Il gioco ha un prezzo assolutamente interessante perché costa 3,99€. Non è sicuramente un gioco per tutti, è un gioco survival sandbox. Sono indeciso se farvelo vedere col tutorial attivo o disattivo, ma lo cominciamo così come viene. Disegnato molto bene, ci parla praticamente di questa storia dove la divinità di questo reame ti garantisce tutto quello che tu desideri, ma il desiderio, quindi desiderare qualcosa, è attualmente l'incantesimo per rilasciare il grande demone oscuro. Quindi non c'è nessun dio, ma c'è il demone oscuro che distrugge tutto, uccide tutti, ma alla fine si rendono conto che i demoni possono essere uccisi. E in sintesi, un mese dopo ritrovano questo eroe qui nella foresta, lo portano, lo curano e si rendono conto che lui potrebbe essere la divinità che salverà il mondo. Vabbè. Questo è l'inizio, abbiamo il nostro warrior con l'abilità di combattimento, i punti vita, i punti mana e lo scudo. Possiamo rirollare e vedete che qui ci dà danni magici, danni da combat. Io prendo questo che non mi sembra male. Summon Warrior. Abbiamo familiarità? Sì. Ha una natura anche Tower Defense, perché potremmo creare degli oggetti, delle torri difensive, se costruiremo la nostra piccola fortezza, e queste torri difenderanno in modo automatico dai nemici che arriveranno, tuttavia potranno essere anche potenziate. Andiamo a prendere le nostre risorse, vedete che cliccando verso, o col mouse, cliccando sui materiali andiamo a minare. Dovremo sopravvivere alla notte e la notte sarà il primo vero banco di prova. Abbiamo preso una pergamena di cura. Sto raccogliendo un po' di materiali perché poi inizieremo il crafting. Quando la notte arriva ce ne renderemo conto, ve lo garantisco. Nel caso in cui avessimo scelto una classe melee e una classe non melee ma a distanza, sarebbe bastato cliccare col mouse per attaccare a distanza. Si può camminare su queste caselle, eccetto su quelle ovviamente con l'acqua. In questo caso andiamo a combattere. In questo caso siamo in diagonale, con le frecce a WASD è difficile, quindi clicco. Ma in questo caso non mi è andato a buon fine. Se mi sposto qui... sta arrivando la notte. Sta arrivando la notte, ho ancora una discreta vita, quindi due colpi mi bastano per uccidere questo tipo di nemico, quindi me la cavicchio abbastanza. Appena la situazione si calma e completiamo questa quest di assalto, ok, è arrivata l'alba, i mostri si sono tutti bruciati. Abbiamo queste cose qui. Prima di tutto inizio a dirvi che questo honor ci serve per livellare il nostro personaggio, è spendibile per potenziarci. Qua abbiamo build, la possibilità di costruire terreno, vari tipi di terreno per costruire una nostra ipotetica casa. Vedete che in caso è richiesto un materiale in alto, un costo, mentre produrre ci costa anche cibo. In realtà possiamo costruire questi banchi, la workbench, la piattaforma di ricerca e il forno di pietra. Il farming, abbiamo la possibilità di piantare diverse cose, dalla pianta alla zucca e questa, non so, radice, non so cosa sia. Piattaforme di difesa, quindi degli spike, quindi degli spuntoni. E residence, abbiamo la possibilità di riposare gli status del nostro personaggio, la piccola fontana, abbiamo una siepe, una colonna di pietra, uno scappaventapasseri per allenarci e vedere che danno facciamo, un secchio, ma in realtà una botte, uno specchio. Ci manca del legname, quindi dobbiamo andare a cercare del legname. Qua abbiamo il charter, quindi la possibilità di livellare quando avremo abbastanza punti da spendere. Honor 22, vedete, ne abbiamo meno. Livellare o la vita o lo swing, quindi la velocità di danno, insomma, e l'affinità magica. I talenti survival e member non li abbiamo ancora. È un gioco tutto da scoprire e credo che per 4€, 3,99€, non sia assolutamente male. Intanto cerchiamo degli alberi. Ovviamente
La struttura del gameplay è molto old style, perché ricorda molto i primi giochi che io portavo sul canale nel 2015. Finish, abbiamo completato, dobbiamo mangiare cibo almeno una volta, quindi premiamo il tasto 2 e mangiamo un paninazzo. E completiamo anche questa quest. Raccogli 50 risorse e costruisci uno stone oven. Ok, lì c'è qualcosa di molto brutto. Infatti penso ci sia un nido di ragni che ce le sta suonando tanto, e infatti andremo via, e l'ho fatta fuori dal vaso perché sono morto. Riprova. Ok, abbiamo perso un po' di cose, abbiamo perso un po' di punti onore, abbiamo tenuto l'inventario. Ovviamente qui avete il gear, quindi le vostre armi, le skill che non possediamo ancora, i materiali, insomma, ripartiamo a un caro prezzo, però abbiamo tenuto le risorse. Costruiamo uno stone oven, quindi un pozzo, un forno, stone oven, build, e decidiamo dove piazzarlo, lo piazziamo lì. Goal achieved. Burn 4 bricks, ok, possiamo craftare, vedete che si apre, dobbiamo craftare i bricks, ne facciamo 4, cavoli 4, non 10, vabbè ne faccio 1, 2, 3, 4, fatti 4, ma non erano i mattoni giusti probabilmente. Possiamo anche cucinare, stone blocks, soil block, questo. 1, 2, 3, 4. Ok, erano quelli. Build a spike, quindi costruiamo una spike, una piattaforma di difesa. Ci serve sempre anche qui legname. E la piazziamo qui. Interessante questa cosa. Perché cliccandoci sopra potremo andare ad upgradarla. Vedete, mettendo del legno, la aggiorniamo e gli diamo più vita. Possiamo smantellarla e così via. E così anche le torrette automatiche. Ora dobbiamo costruire un tavolo da ricerca. Research table. Research ci chiedeva i mattoni che ci ha fatto fare prima. Mannaggia, non volevo metterla lì, ma va bene. Ok, research furnace ed enhanced a stone oven. Ok, quindi qua cliccandoci possiamo ricercare. È interessante perché si può costruire un villaggio. La libreria, l'enhanced furnace, ci costa questo. Ci costa materiali. E quindi abbiamo ricercato la fornace avanzata, quindi tecnicamente cliccandoci sopra possiamo retrofitting, can smelter metal, upgrading option, ma non abbiamo il materiale sufficiente, quindi adesso scaviamo. E andiamo a fondere altri materiali. Ci facciamo altri bricks di questo tipo. No, scusate, questi. Craft. Ok, possiamo farlo adesso, credo. Sì, upgrading option. Can smelter metal. No, non ce lo fa fare perché... Dobbiamo aggiornare. Confermo. Sì, ok, adesso è diventata una fornace. Quindi tecnicamente cliccandoci sopra dovremmo avere più cose da smeltare. Ricerca una fornace, ok, fatto. Costruisci una torre dell'arciere. Quindi costruisci sulla difesa. No, non ce l'abbiamo. Come facciamo a farla? Ricerca torre dell'arciere. Però sapete che io voglio andare libero. Vabbè, torre dell'arciere. La dobbiamo ricercare. Ci servono 4 lingotti di ferro. E quindi vediamo se riusciamo a smeltarceli subito. Lingotti di ferro. Li possiamo fare. Facciamo 5. E andiamo a vedere adesso se nella ricerca la possiamo prendere. Sì. No. Mi mancano legname. Quindi bisogna andare a fare legname. Ma non vorrei mai che arrivasse la notte nel frattempo. No, sì, il giorno sta per finire. Infatti, ma no! Ok, l'ho riparata.
Research. Ok, adesso lo posso fare. Mannaggia, avete visto che roba? È veramente cattivissimo il gioco. Adesso, build. L'Archery Tower. 4 lingotti, quindi ci serviranno... Mannaggia. Ci serve del legname. Ma ora il giorno sta per finire. Credo che il tempo passi solo nel momento in cui ci muoviamo, come in tutti i giochi di questo tipo. Quindi bisogna fare attenzione, perché se ci allontaniamo senza le dovute protezioni al villaggio, torniamo e ci hanno demolito tutto. Lì sotto c'è qualcosa, ma vabbè. È fighissima la cosa che potete farvi il villaggio, cioè con tutti gli edifici. Qua c'è altro materiale di là da scavare, tipo l'oro. E non so che altro. Ogni tanto si trovano anche queste rupie. Vediamo un po' se possiamo farla adesso. Build l'archer. No, il legname è... Ah, è cresciuto qui. Allora, la torre di arceria la mettiamo qui sopra. La vorrei mettere lì, perché questa è comoda, perché vabbè, cliccandoci sopra possiamo aggiornarla con del legname e del metallo. Però questa, vedete che difende questa zona. Non è messa proprio benissimo, andava messa forse più in basso, qua sotto, cioè sotto di uno. Però ce la faremo bastare. R per quick build one time. Goal achieved. Che cosa mi fa costruire velocemente? Ah, ok, niente. Upgrade the building, build a library. Ok, costruiamo una libreria che non abbiamo. Dobbiamo ricercare la libreria, così vediamo anche come funziona il discorso della città. La libreria è questa. Oro, 2. Ok, quindi craftiamo lingotti d'oro, 1, e ferro. Vediamo un po' se lo possiamo fare adesso. Mannaggia, ci serve un altro d'oro. Fatemi un po' vedere. No. Scusate, devo fare... No, da qui. Research. Vediamo. Oro e 2 di quelli. Ma quelli li facciamo velocemente. Un paio. Ci manca anche il legno. Quindi oro e legno ci servono. Vediamo il giorno, ma il giorno ce n'è ancora parecchio ancora davanti a noi, quindi possiamo allontanarci. Non mi fa impazzire il mondo fatto così, dico la verità, però tant'è. Ah, qua possiamo, vedete, cliccandoci sopra, dargli da mangiare se abbiamo il giusto nutrimento, ma non so cosa cambi. Tanto prendiamo legno, oro, eccolo lì l'oro. Ok, un po' l'abbiamo trovato. C'è anche il cibo che diminuisce, dobbiamo mangiare. Ma lascia le uova, gli abbiamo dato, probabilmente gli abbiamo dato da mangiare e ha fatto le uova. Adesso dobbiamo tornare a casa cercando di capire dove era la nostra casa qua. Ok, facciamo lingotti, facciamo quello che ci serve e facciamo questa libreria. Quindi iniziamo la costruzione della città. Lingotto, no, l'abbiamo, quindi tecnicamente possiamo farla. No, 2 di questi, giusto, quindi 1, 2. Adesso però fatemela fare. Researchata, build a residence e la libreria. 2, 2. Allora, 2 di quelli, 1 e 1. Ok, quindi 1, 2. Un lingotto non lo abbiamo, sì, no. Uno di ferro, sì. Quindi ci manca anche questo, possiamo andargli da mangiare. Ho trovato dell'oro qua sotto. Fortuna che comunque c'è il tutorial che ci sta guidando, perché se no non... Lì c'è un altro ragno, da cui io mi terrei volentieri alla larga. C'è qualcosa qui? Ah, una pergamena. Adesso lo possiamo fare. Tecnicamente, 1 d'oro. 2, 2, 2, possiamo farla. Quindi iniziamo a mettere la libreria.
La libreria io la metterei... No, 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 close. La voglio mettere... stanno arrivando. La voglio mettere qui. Ben protetta. Quindi build, libreria e piazzala qui. Ok, che succede con la libreria? La research possiamo far evolvere. Cos'è? L'istituto di ricerca. Il process bench è aggiornata. Workbench, ok. E l'iron plate potenziata, che poi può diventare energy generator, usato per costruire carburante fermentato per una generazione lenta di energia magica. E poi possiamo fare il ricevitore automatico, che raccoglie in automatico produzione di farming, il convertitore di energia per convertire i raggi solari in energia magica, e la trivella magica è usata, costa magia, magica, energia magica per scavare i minerali. Mamma mia ragazzi, che roba, 4 euro giusto per la cronaca, 4 euro, 3,99 euro. Un gioco che sembra assolutissimamente promettente. Ora vedete, il cibo sta diminuendo. Noi prendiamo il bag, ci mangiamo un altro paninazzo e ripristiniamo un po' la fame. Adesso defeat Spider Lord one time. Mannaggia ragazzi, io vorrei fare anche una ricerca. Qua abbiamo la Stone House. Recluta villici, sì, ricerco subito e voglio fare una casa, la metto qui o qui, qui dai, potrebbe essere una buona cosa metterla lì. Sì, Stone House la metto, no, perché lì non mi muovo più dopo, non riesco più a uscirne, quindi la mettiamo qui di fianco, quindi build lì, qui. Ok, quindi recluta e abbiamo un villager che ci costa onore, e l'onore l'abbiamo perso tutto prima, quindi ci stanno attaccando, sono praticamente morti, riparo con cibo. Ah ok, ci chiede il cibo, che figata che è il gioco qua, mannaggia che bello. Allora costruisci difese e spike. No, me la devi fare dove sono io però. Qua devo ancora un pochino prenderci la mano. Build qui, ok. Adesso mi piacerebbe tanto andare avanti e fare un tavolo da lavoro. Una workbench. Ci servono 4 di questi. E legname. Il legname è difficile da trovare. Queste no. C'è oro. Pietre, questi intanto vengono a prenderci, hanno solo 10 punti vita, quindi siamo abbastanza tranquilli contro quelli. Ma stai uccidendo il mio amico? Ok. Sì, oddio, potremmo circondare di questi blocchi per proteggere la città, ma va bene. La possiamo fare, la mettiamo qui. E questa ci dà accesso a un altro crafting. Vedete che questa è molto interessante perché ci permette al tuo equipaggiamento principale di avere una statistica verde. Questo ci permette invece di avere la secondaria, l'arma secondaria, avere una statistica verde. Permette alla tua armatura di avere statistiche verdi. Qua abbiamo del lino e qua abbiamo... diciamo un rifornimento per animali. Vediamo il banco della ricerca se possiamo ricercare qualcosa ancora. Sul farming abbiamo hay nest, oven, un aggiornamento per la fornace per fare cibo e medicine liquide. No, io voglio fare il beacon. Attiva una minimappa che indica la direzione di tutto il territorio. La voglio assolutamente. Dobbiamo fare 6-8 di questi. Vediamo se ce la facciamo.
Mamma mia, lo voglio assolutamente. 8 di questi. No, ho vinto il legno. Mannaggia il legno. Fortunatamente le risorse si dovrebbero rigenerare volta per volta. Voleva attaccarci al di sfuggita. Di sfuggita, alla sprovvista volevo dire. Allora, legno. Non tantissimo, però, a dire la verità. Torniamo indietro perché là c'è una città di qualcosa. È quel gioco che vi fa anche viaggiare di fantasia, se vogliamo. Ok, quanti avevamo detto? 6. Allora, build. No, aspettate. Sì, build. Defense, no. Questo cos'è? Ah, la siepe. No, voglio vedere di ricercare questo. 8 ne voleva. 8. Mannaggia me. Ok. Vai. Questo è molto utile. Potrebbe essere utilissimo, anzi, per avere una mappa nostra. Vediamo se la possiamo fare. Residence, questo. No, ci servono ancora... ancora questi. Che come materiali non è un problema. Il problema è... ottenere il legno. Oh, sta finendo il giorno. Azzarola. Ok, vedete la torre che ci sta difendendo. Io adesso la riparo. Però ho speso del legno. Ora abbiamo la fine del giorno. Stiamo subendo l'attacco. Probabilmente i mostri vanno, se c'è uno di questi, direttamente addosso a loro. Gli sviluppatori manderanno queste monete mistiche gratis nei gruppi di chat. Ok. Ok. Ah, la notte, vedete che il tempo è questo per la notte, quindi il giorno dura tantissimo, la notte poco. Se però la piantassi. Ok. Se è così morta questa. Vorrei ripararla. Ci costa cibo, quindi per ripararla non ci costa niente. Cibo ne abbiamo. Adesso ci manca ancora un bel po' alla fine della notte. Lasciaci in pace! Fortuna che questa... mannaggia, non posso ripararla. Però ci vogliono asfaltare. Fortuna che... Ok, dai, che ce la facciamo. Dai che sopravviviamo alla notte. Fortuna che ho fatto quella torre, ma adesso devo... Per quanto io non sia un amante del Tower Defense, direi che qui ci sta alla grandissima, non alla grande. Ok, dai, siamo a metà di... più di metà di notte. E noi siamo partiti come mago. Potevamo partire come arcieri e potevamo partire come... maghi. Siamo partiti come guerrieri, quindi attacchiamo corpo a corpo. Tanto di giorno bruciano tutti. Stanno arrivando tutti. Ok, è giorno. Allora, è un nuovo giorno. Ok, possiamo costruire quello che ci siamo prefissati? Non ancora. Dobbiamo costruire questi 8 blocchi. Ok, possiamo costruirla adesso? Sì. Quindi la voglio piazzare in un punto nevralgico. Qui. Vediamo se questo ci abilita una sorta di mappa. Tecnicamente dovrebbe darci un'indicazione di dove è la nostra casa. O almeno dovrebbe, ma non dà. Settings. Vediamo. No. Ah, si possono riscattare i codici per avere più... È quello lì, i codici che danno gli sviluppatori per avere più punti honor. Allora, vediamo un attimo se... Questo qui mi sembra un po'... Ok, se possiamo livellare il nostro personaggio, sì, quindi io gli do più
due punti di danno. Talenti non ne abbiamo ancora, qua vedete le armi che abbiamo equipaggiato, la principale, la secondaria e l'armatura. Si può andare poi a potenziare, a creare armi usando quei bonus, appunto come vi dicevo, al momento non abbiamo niente. Nel pannello di ricerca, ah, ma potevamo provare a reclutare con i punti onore. Ci costa 17, mannaggia. Vediamo se i punti onore si ottengono. Dice di battere lo Spider Lord una volta. Vediamo se riusciamo a farlo, ma. Cacchio, sono quasi morto. A vedere se ho qualcosa di interessante. Se io prendo questo, no, perché mi uccide. Food, MP recovery, vita recovery. La mangio. Fortunatamente è finito. Cioè non mi attacca mentre mangio, quindi dovrei riuscire a batterlo. Ok, l'abbiamo battuto. E ho ottenuto 19 punti. Ora, mentre questo mi sta spianando, ok, 20 punti. Quindi possiamo in bellezza chiudere andando a vedere cosa succede se reclutiamo il villico. Questo è il cappuccetto rosso, è un mercante. Possiamo sostituirlo e prenderne altri, ma io voglio prendere il mercante. Eccola qua. E questa cosa si può fare? Upgrade, possiamo pagando oro aggiornarla. Commerciare, quindi ci vende delle cose. Life Statue. Per attivare Ecology Grassland, boh. Compra un albero e paghiamo in gold in questo caso. E questa è una murder. Però abbiamo questo, Evil Crown. Usala per evocare il capo mostro del piano. Ah, ok. Fatto. E ora avremo bisogno anche di ripristinare un po' la vita. Beh, intanto va in giro per conto suo, quindi già questo è buono. Quindi tecnicamente il gioco è un giocone, cioè dal mio punto di vista 4 euro è da prendere assolutissimamente. E io spero che tanti non abbiano mollato di vedere il video, insomma, ai primi minuti, perché sembra veramente, veramente figo, tanto. Magari non ispirato come tipo di grafica, ma sembra avere una ottima profondità, un mix tra gioco di ruolo, sandbox e tower defense. Con questa meccanica della città che mi piace tantissimo, avevo qualche dubbio, l'avevo vista prima, poi me ne ero anche dimenticato che c'era il discorso della città. Però è molto interessante come cosa. Ora devo capire bene come funziona, che vantaggi ci dà questa libreria. Ma penso ci sblocchi soltanto i nuovi edifici, insomma. E dobbiamo chiudere. Dobbiamo mettere un'altra torretta qua sotto di difesa, assolutamente. Quindi possiamo pensare di costruirla tipo qui. 4 minerali di ferro. Che cosa sarebbe anche fattibile se non fosse che ci manca il legname. Allora, eh sì, ci manca. Questa la possiamo anche fare, ma ci manca il legno. Ma il legno lo andiamo a prendere subito. Non so perché, in base a cosa, ma il mondo rigenera terra e pietra. Però direi che potrebbe essere una saggia idea, dato che questo protegge fin qui e protegge di lato così, io lo piazzo qui, così che è protetto anche questa zona qui oltre che questa, quindi siamo ben protetti per quanto questi due edifici restino fuori, però io ne metterei un'altra anche qui appena possibile. E poi proveremo. Adesso provo a forgiare un lingotto d'oro, se riesco, perché voglio vedere cosa succede se io la aggiorno. Quindi lei vende questi prodotti qui, che sono già cambiati da prima.
Io voglio aggiornarla, quindi premo lei, upgrade, gli do l'oro, è diventata un villico di livello 2, quindi se ti clicco sopra, trade, boh, non so, aumentata di vita, quello sì, senz'altro. E ora, come ultima cosa, voglio fare una pazzia e voglio vedere... Ah, intanto qua le torri funzionano benissimo. Voglio vedere che cosa fa questo. Use. Deve incoming. Sta arrivando. Probabilmente un po' alla Terraria si sfida il mondo del... Il cattivo del mondo, insomma. Speriamo. Anche lei attacca però, e lei ce la giochiamo in tempi brevi, perché secondo me dovremmo portarla do. L'abbiamo uccisa! Non ci avrei scommesso due centesimi! L'abbiamo battuta! E cosa abbiamo ottenuto? Questo, che ci dà item random. Abbiamo ottenuto la statua del sole, usala per attivare l'ecologia del deserto. Non so cosa serve, ma ci proviamo. Ah, aspetta. Before andare in altri mondi, devi distruggere il leader di questo. Ah, ok. Otteniamo questo. Abbiamo ottenuto un oggettino. Apriamoli tutti questi cosi, intanto... Ci dà questa sorta di token, pesci, vediamo un attimo, collection, abbiamo questo che è un marchio della vergogna, record dell'avventuriero, se lo leggiamo, ah ok, è la storia di quello che è successo, questo non lo possiamo usare, materiali, ah abbiamo preso questi, che sono monete mistiche e monete con l'emblema del teschio, dello scheletro. Molto interessante. E praticamente bisogna battere i vari biomi. Need food. Sì, perché inizieremo a perdere vita. Quindi adesso prendiamo le scorte, ci mangiamo un paio di panini. Mangio due, dai. E siamo nuovamente al... No, al massimo siamo ben lontani. Mi mangio anche una zucca. Adesso siamo a 1200. Se dai, il panino cura meglio. Beh, ragazzi, questo è senz'altro un gran gioco. Questo Craft Hero, 3,99€ su Steam, è veramente, veramente uno spettacolo. È in Early Access, è uscito il 1° di aprile, ha delle ottime recensioni su Steam e spero di fare cosa gradita a voi, ma anche agli sviluppatori, di pubblicizzarvelo. L'ho giocato per la seconda volta, diciamo che mi è andata molto bene, mi è piaciuto assolutamente e spero di leggere presto vostri commenti qua sotto in merito a questo titolo. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.